Ciao! Oggi studiamo il presente regolare. In italiano esistono tre coniugazioni: i verbi che finiscono in are, i verbi che finiscono in ere e i verbi che finiscono in ire. Un esempio per are, ad esempio guardare, un esempio per ere, ad esempio scrivere, oppure un esempio per ire, ad esempio dormire. Allora, io finisce sempre con o, perciò io guardo, io scrivo, io dormo. Altra facile, tu. Tu finisci sempre con la lettera I, perciò tu guardi, tu scrivi, tu dormi. Ultima facile, noi finisce con iamo. Noi guardiamo, noi scriviamo, noi dormiamo. Lei per are a, lei guarda, lei per ere e, lei scrive, per ire uguale, la e. Lei dorme. Per la persona voi, verbi in are, aggiungiamo ate, perciò voi guardate, ere mettiamo ete, perciò voi scrivete, ire mettiamo ite, perciò voi dormite. Ultima persona, loro, per i verbi in are mettiamo loro guardano, verbi in ere, ad esempio scrivere, loro scrivono.